Buon pomeriggio dal Valle Arzuca di Francavilla. Si gioca tutto in una gara, un'intera stagione. Ricordiamo, una stagione difficilissima a causa dei tanti problemi causati dal Covid. Ma nonostante tutte le difficoltà, la Tenaglia Altino Volley è qui a giocarsi in una sola gara la promozione in Serie A2, una promozione che per una squadra abruzzese manca da 20 anni, lo ricordiamo, nella stagione 2000-2001 l'Ask Fly Tortoreto partecipò al campionato di Serie A e questo pomeriggio ci proverà l'Altino del presidente Agnello Papa. Naturalmente la gara 1, quella di sabato scorso, una gara avvincente in quel di Volta Mantovana, terminata dopo una lunghissima battaglia per 3-2 a favore di Volta Mantovana. Quest'oggi l'Altino da parte sua ha due risultati utili per la promozione diretta, ovvero la vittoria per 3-0, 3-1. In caso di vittoria per 3-2 si giocherà un golden set, ovvero un set secco a 15. Chi se la giudicherà sarà promosso in Serie A. Da parte sua, Volta Mantovana ha un solo risultato per essere promosso, ovvero la vittoria con qualsiasi quoziente 7. Intanto c'è la presentazione degli arbitri di questo incontro. Il primo arbitro Alberto Mancuso di Salerno, il secondo arbitro Claudio Rossi di Napoli, segnapunti Alessia Papa, purtroppo come sappiamo per la normativa anti-Covid gli spettatori presenti possono essere solamente il 25% dell'intera capienza, ovvero per questo pomeriggio abbiamo solamente 100 spettatori, ma 100 veramente rumorosissimi, faranno sentire il proprio apporto alla squadra di casa, l'Altino Tenaglia Volley. Ora ci sarà la presentazione delle squadre, la Nardi Pallavolo Volta Mantovana scenderà in campo con la numero 1 l'opposta Sofia Tosi, la numero 2 Chiara Boninsegna, il numero 4 la centrale Nila Montani, col numero 7 Sofia Ferrarini la centrale, col numero 14 la palleggiatrice Beatrice Giroldi e l'altra schiacciatrice numero 11 Cristina Coppi, libero Veronica Dinucci. Primo allenatore ricordiamo Matteo Solforati, secondo Leonardo Camarini e ora sarà presentata l'Altino Volley col numero 1 Marika Longobardi, la nostra opposta mancina, il nostro bomber, col numero 2 Beatrice Meniconi, schiacciatrice umbra, un rendimento a salire per lei, col numero 4 la nostra centralona Martina Picocchi, col numero 6 l'altro centrale la toscana Asia Zingoni, col numero 17 fantastica palleggiatrice Francesca Saveriano. Ecco la nostra bomber, tanto dipenderà anche
dal suo braccio, la numero 18, Monica Lestini, il libero piglia tutto, sorriso, tanto lavoro, impegno, Alessia Mastrilli, allenatore Luca D'Amico, coadiuvato da Marcella Corso, in panchina, dirigente accompagnatore Michele Verratti, il medico sociale Franco Rucci, fisioterapista Vincenzo Di Blasio, addetto all'arbitro Gabriele Carafa e sugli spalti chiaramente il presidentissimo Agnello Papa. È tutto pronto, al servizio andrà l'Altino. Intanto salutiamo sicuramente tutti i tifosi che ci stanno seguendo dal Social Park Area Verde Campo Coario di Selva di Altino. Un saluto anche speciale al cittadino numero uno, il sindaco Vincenzo Muratelli, che tanto ha contribuito per questa finale, lo diremo più avanti, grazie alle riprese di TV6 e Beatrice Meniconi. Qualche difficoltà per recezione, e ci aggiudichiamo subito il primo punto con Martina Spicocchi, non ci pensa due volte Martina a chiuderla di prima. E il primo punto è per la squadra di casa, ancora Beatrice Meniconi al servizio. Ancora una recezione staccata, l'altissima Sofia Tosi mette a terra un pallonetto astutissimo dove non può arrivare la difesa dell'Altino. E Cristina Coppi al servizio, si torna in parità 1-1. Beatrice Meniconi, recezione, Francesca Saveriano, una fast per Martina Spicocchi, capisce tutto, la difesa del volto Mantovana, un miracolo solo può rimettere la palla dall'altra parte del terreno di gioco e permettere alla squadra del Tino di aggiudicarsi un secondo prezioso punto dopo un attacco out. E questa volta al servizio abbiamo Martina Spicocchi. Difficoltà in palleggio per Bonifegna, free ball per l'Altino, Francesca Verano, si avvia una post di Asia Spicocchi, pallonetto che scavalca il muro e la palla cade a terra. Siamo 3-1, altro mini break. Lo so che è presto, ma è importante partire bene, aggressivi, per far capire alla squadra avversaria che ci siamo. Questa volta attacca la buona insegna, ma viene murata Monica Lestini, trova un muro out e sono 3 ora i punti di vantaggio. È partita fortissima la squadra di casa, ma ricordiamo di fronte abbiamo la corazzata di volta Mantovana, senza punti deboli questa squadra, costruita per vincere. È un ace di Martina Spicocchi. Aspetta ancora Solforati per chiedere un time out, aspetta la prossima azione. Pallonetto, capisce tutto Francesco Saveriano, in bagger in seconda linea per Marica Longobardi, non tocca il muro, la palla è out. Giusta la segnalazione del primo arbitro Alberto Mancuso. Al servizio Sofia Ferrarini,
abbiamo l'attacco a due per l'Altino, in ricezione Beatrice Meniconi, Francesca Savidano la spinge per Monica Lestini, prova un lungo linea, effetto un miracolo a Coppi, possono solo riconsegnarci la palla, ancora Francesca Saveriano, fast pallonetto di Asia Zingoni, ancora possibilità di contrattaccare, lo facciamo di prima con pallonetto spinto di Monica Lestini, ma ancora salva la difesa di Volta Mantovana, e ancora un pallonetto, questa volta vincente Monica Lestini, fa sentire Monica la sua presenza, subito il cartellino con una serie di punti astuti e dice io oggi ci sono. Francesca Saveriano è lungo il suo servizio, palla out, vediamo inquadrato il tecnico Alberto Mancuso. Bravissimo, grande ospitalità abbiamo trovato da parte sua, da parte tutta la dirigenza. Nel frattempo Asia Zingoni, una veloce al centro con Francesca Saveriano, ci portiamo a più 4. Al servizio Monica Lestini. Tiene il muro sull'attacco di posto 4 di Boninsegna, prova la Boninsegna con un pallonetto spinto, capisce ancora tutto il muro, questa volta Marica Longobardi non la chiude, no, ma la chiude da seconda linea Cristina Coppi. Servizio Chiara Boninsegna, anche per lei un salto spin e questa volta Emila Montani non farsi pregare e chiudere, una ricezione difettosa parte l'Altino, un attacco di prima al centro, si riporta pericolosamente sotto Volta Mantovana, sono ora solo due i punti di distacco tra le due squadre. Ancora Chiara Boninsegna, ancora con la sua battuta, no, questa volta ha cercato un pallonetto, capisce tutto la ricezione dell'Altino. Francesca Saveriano si era affidato a Beatrice Meniconi, proviamo a recuperarla in difesa con un doppio tuffo di Alessia Mastilli e Beatrice Meniconi, ma la palla è a terra, si fanno sentire i pochi sostenitori di Volta Mantovana oltre a tutta la panchina della prima squadra. Ancora Chiara Boninsegna, questa volta la forza e ci sembra fuori, palla out, rivediamo il replay, non so, qualche dubbio rimane, però ci prendiamo questo punto fondamentale e torniamo a più due. Asia Zingoni, un attacco della Montani, malinteso, malinteso, e la palla va direttamente sull'antenna, l'attacco spinto di Beatrice Meniconi, peccato, un malinteso, il secondo tocco ha permesso di attaccare non bene a Beatrice Meniconi, si rifà sotto di un punto Volta Mantovana, ancora qualche difficoltà di ricezione, comunque ottima l'alzata di Francesca Saveriano e Beatrice Meniconi, possibilità per la Coppi che la chiude e si torna in perfetta parità, 8 pari. Ricordiamo anche nella gara d'andata tanto equilibrio tra le due squadre, primo set vinto da Volta Mantovana,
poi uno pari, 2-1 ancora volta Mantovana, 2 pari, e poi ricordiamo l'incredibile quinto set, l'Altino in vantaggio per 11-5 verso 15-12 con un parziale di 10-1, ma quel set sicuramente ci avrà fatto bene, che giocatrici giocheranno con maggiore concentrazione questa seconda gara. Intanto abbiamo visto un ottimo attacco di Marica Longobardi, torniamo in vantaggio un punto, stessa Marica al servizio, la spedisce a rete. Ancora 9 pari, ancora parità. Monica Lestini questa volta si affida alla Severiano, un attacco al centro di Martina Spicocchi, abbiamo ancora possibilità di un altro attacco, questa volta lo facciamo con Beatrice Meniconi, ma viene fermato dall'altissimo muro formato da Sofia Ferrarini e Sofia Tosi. Una Sofia al quadrato davvero altissime. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, la partita è lunga. Sapevamo che queste ragazze non avrebbero mollato di un centimetro. Eccole qua, è ancora lei, Sofia Tosi, ancora il turno al servizio, Beatrice Giroldi, era proprio lei all'andata che ha permesso di recuperare il parziale del quinto set, e anche in questo frangente ha permesso alla sua squadra di recuperare e passare in vantaggio addirittura di 2 punti, questa volta in palleggio Monica Lestini. Oh, è un attacco al centro ben orchestrato da Francesca Saveriano con Martina Spicocchi, al servizio Beatrice Meniconi, ottimo il suo turno, il suo primo turno di servizio anche adesso. Ancora difficoltà, peccato, non la chiudiamo né con Spicocchi né con Meniconi, ma prendiamo l'attacco di Volta Mantovana, e una fast vincente questa volta di Martina Spicocchi. Beatrice Meniconi torna in parità, 11 pari. Ace! Ace di Beatrice Meniconi! E ancora lei al servizio. Ottimo il suo primo e anche il suo secondo turno al servizio. Servizio. Ora palla staccata, alzata, passa per Sofia Ferrarini che non può far altro che gettare la palla a rete, e torniamo più 2, ed è ancora lei Beatrice Meniconi. Francesca Saveriano, seconda linea, Marica Longobardi! La riprende, la Dinucci, ce la ridà, proviamo a attaccare ancora con Monica Lestini, ancora Dinucci in bagger per Sofia Tosi, ferma il muro, ferma Alessia Mastilli, seconda linea, Beatrice Meniconi, ancora un salvataggio della difesa, Marica Longobardi per Monica Lestini, ancora salva la difesa di Volta Mantovana, e Sofia Tosi la mette giù, la mette giù. Torna a meno 1 la squadra del Volta Mantovana.
c'è da soffrire, c'è tanto caldo. Formerà tantissime volte, condensa per il caldo, sicuramente saranno tantissime interruzioni, così come la gara d'andata. Ci aspetta una lunga e dura battaglia, ma noi siamo pronti. Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, Monica Lestini. Il muro tocca, si affida una seconda linea. Volta Mantovana, questa volta prova in palleggio. Ed è sempre lei, Sofia Tosi. Chiude un attacco trovando un muro out e si ritorna in parità. Tredici pari. Cristina Coppi al servizio. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano al centro. Palla dentro, ma lo indica sportivamente Matteo Solforati, il mister della squadra del Volta Mantovana. Come sempre, un vero signore. Non doveva dimostrarlo con questa segnalazione. Lo è stato all'andata e lo sarà anche oggi, sicuramente. Beatrice Meniconi salva in difesa, Beatrice Saveriano, un pallonetto spinto di Monica Lestini, ma si torna sul 14 pari. Chiediamo ai tifosi che non sono presenti qui al Valle Anzuca e quindi ci stanno assistendo da casa di scrivere in bacheca. Le ragazze saranno ben felici di leggere il vostro sostegno a fine gara. Colpita Marica Longobardi, peccato. Torna in vantaggio di un punto Volta Mantovana con Sofia Ferrarini al servizio. Beatrice Meniconi, ancora difficoltà per la ricezione dell'Altino e si porta avanti i due punti. Capisce tutto Luca D'Amico, ferma il gioco per dispensare qualche consiglio utile. E nel frattempo per gli abruzzesi arriva una bellissima notizia da Ortona, il triangolare finali interregionali. Ortona, poi Sportiva Francavilla, si aggiudica la finalissima contro la Sir Perugia dopo aver vinto ieri una battaglia contro la Fano, ovvero vincitrice della Regione Marche per 3-2. Si è aggiudicata oggi, poco fa è finita la gara al Palazzetti Ortona, 3-1, e parteciperà alle finali nazionali tra due settimane in Liguria. Complimenti al mister Gervasio Iurisci, Luca Di Pietro e Matteo Lasorda. Complimenti davvero. Complimenti alla famiglia Lanci anche per questo importante risultato. Ora torniamo in diretta. Speriamo di poter concludere il migliore di noi anche questa partita. Un contrasto a rete con forza di Francesca Saveriano, agganciato, forza, grinta, ed è riuscita a mettere giù un pallone importante. Siamo a meno 1, 15-16.
Luca Saveriano al servizio, palleggio, Chiara Boninsegna, palla corta, ci trovano in posto due con un pallonetto, la Cosima capisce tutto, la difesa dell'Attino, ci affidiamo a Monica Lestini in posto 4, la difesa fa buona guardia e da seconda linea ci punisce Cristina Coppi. Veramente una grande squadra questa di Volta Mantovana, lo ripetiamo, costruita per vincere. Nella prima fase ha vinto tutte le partite in questa stagione, ne ha persa solo una, 3-2 in semifinale nella gara di andata, ma poi il ritorno vinta 3-0 e ha conquistato la possibilità di giocare questa finale contro Altino. Massimo vantaggio per la squadra ospite del Volta Mantovana, 18-15, eravamo noi su di 3-4 punti. Palla out questa di Sofia Tosi, ci regala un importante punto, torniamo sotto di 2 e ora il servizio nelle mani di Monica Lestini. La forza, riceve la Coppi, attacca Boninsegna, muro, miracolo del libero, palla attaccata fuori, fuori questa seconda linea di Cristina Coppi, torniamo a meno 1, si carica Monica Lestini, si autocarica, è fondamentale l'apporto di questa attaccante. Ora buon servizio, bella ricezione di Boninsegna, una fast vincente di Mila Montani, l'aveva presa la difesa dell'Altino, ma il soffitto ha interrotto l'azione, si torna a meno 2 e al servizio Chiara Boninsegna. Qualche saluto da casa, Maurizio Cotellessa, forza Altino, grazie Maurizio. Nicola Di Cencio, un abbraccio Nicola, venuto a trovare a Volta Mantovana, Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, Beatrice Miniconi. Fa buona guardia Chiara Boninsegna, ma non può fare altro che mandare la palla in palleggio. Alzata con una mano di Francesca Saveriano per Asia Zingoni, si affida poi in posto 2 a Marica Longobardi, che però con un pallonetto capisce tutta la difesa e questa volta la forza! Marica Longobardi! Quasi un lungo linea per lei, una parallela. Asia Zingoni proverà a riportare in parità questo primo set, siamo sotto di 1, 18-19, buono il suo servizio, attacco di Cristina Coppi sul muro, ma viene fischiato l'invasione, viene fischiato l'invasione dal secondo arbitro Claudio Rossi. Sotto gli occhi del primo arbitro Alberto Mancuso, che avalla la decisione del proprio collaboratore e si torna in parità, 19-19, ancora Asia Zingoni al servizio, si fa sentire il pubblico dell'Altino,
E la tira forte questa volta, questa Fatmila Montani. Scarica tutta la sua rabbia. Sul pallone. E torna in vantaggio di un punto. Ma proprio lei al servizio, la Montani. E out! Un altro regalo da parte del Volta Mantovana. Ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa. 20-20. Un cambio da parte dell'Altino. Entra in prima linea a muro il nostro capitano Sissi Costantini. Al posto della palleggiatrice Francesca Saveriano. In questo momento non abbiamo palleggiatrici, ma ci interessa curare l'attacco di Volta Mantovana. Marica Longobardi. Peccato. Out. Quindi si chiude il cambio, rientra Francesca Saveriano al posto di Sissi Costantini. ...21-20... giochiamo punto su punto questo primo set. La palleggiatrice Bertio Giroldi, la dobbiamo prendere subito. Monica Lestini, Francesca Saveriano, seconda linea, Marica Longobardi, viene murata ma riprende in difesa Alessia Mastrilli, prova ad attaccare Patrice Meniconi, viene fermata anche lei. Si affidano in posto 1, posto 2, al numero 1 Sofia Tosi. La tira forte sul muro che manda out. La palla è... si riporta pericolosamente avanti, due punti, siamo sul finale di questo primo set, 22-20, ancora Beatrice Giroldi, Meniconi, questa volta una fast è fuori di Martina Spicocchi, peccato, veramente ogni turno al servizio Beatrice Giroldi ottiene sempre quei punti che permettono alla squadra ospite di allungare, così come ha fatto al primo turno. Nel frattempo mister Luca D'Amico corre ai ripari e chiede il secondo time out, ultimo per questo primo set, ci vede sotto di 3 punti, 23-20, ma non si molla, si gioca fino alla fine. Abbiamo l'esperienza della gara d'andata, eravamo sotto, l'abbiamo recuperata, eravamo sopra il quinto set e ci hanno recuperato. Quindi ci giocheremo fino alla fine. E ancora lei, Beatrice Giroldi. Dobbiamo prenderla questa palla, ora o mai più. Calestini, Francesca Saveriano ancora al centro e viene murata da Cristina Coppi. Abbiamo ancora qualche problema per ottenere il cambio di questo servizio di Beatrice Giroldi, palleggiatrice, uno scorso in forza più vicino a Chieti. Ancora un suo servizio, questa volta ce l'è bene Monica Lestini, prova ad attaccare da seconda linea con un pallonetto, difende bene Alessia Mastrilli da seconda linea, Marica Longobardi, ci proviamo in posto 4 con Beatrice Meniconi, fa buona guardia in difesa la Spicocchi, altrettanto il libero di Volta Mantovana e l'attacco di Sofia Tosi è vincente. Si chiude qui il primo set, 20-25, davvero un peccato, avevamo 3 o 4 punti di vantaggio, il primo turno di Beatrice Giroldi al servizio, recuperato ed è passato in vantaggio, stessa cosa al secondo turno, ha portato la sua squadra a terminare il set fino a 25-20. Approfittiamo per ringraziare gli sponsor di questa diretta, la Sima Broker ed Air Moving,
grazie all'apporto del sindaco Vincenzo Muratelli, ha permesso di trasmettere questa diretta su TV6, canale 14, con uno staff tecnico che ringraziamo al completo: Carlo Di Blasio, Roberto Scaricaciottoli, al CEO Tondo Donati in regia, Stefano Recanati e Gaetano Tereo. L'ultima puntata di Palla Volè, il 30 giugno alle 21.30, gran parte dedicata a questa finale, condotto dall'ottimo Sergio Zappalorto, che salutiamo e ringraziamo anche lui per questa diretta. Continuiamo i ringraziamenti a tutti gli sponsor che hanno permesso questa fantastica cavalcata all'Altino Tenaglia Volley, appunto il main sponsor Tenaglia, e poi Airmoving, Arrizza, Lisa, D'Alonso Assicurazioni, Pierrot, Farmavita, Color Max, Appi Liquori, Carpineto Frutta e Martino Liquori. Nel frattempo il nostro scoutman Fation Dervisci ci trasmette i dati del primo set che andiamo a leggere. Top score per l'Altino, Martina Spicocchi con 5 punti, 2 punti a testa Marika Longobardi, Asia Zingoni e Monica Lestini, 1 punto per Francesca Saveriano e Beatrice Meniconi. Per la Nardi Pallavolo Molta Vantovana abbiamo, con 6 punti neanche a dirlo, il capitano Sofia Tosi, con 4 punti la centrale Mila Montani, con 5 Cristina Coppi e con 3 Sofia Ferrarini. Sicuramente ci siamo affidati tanto al centro, ma altrettanto ha fatto la squadra avversaria, soprattutto con Mila Montani. Vediamo qualche percentuale in ricezione. Abbiamo Beatrice Meniconi col 67%, uguale per Alessia Mastrilli, 57% per Monica Lestini. Si ritorna in campo per questo secondo set. Il primo abbiamo avuto lo stesso epilogo della gara 1, ovvero lo abbiamo perso. Nel frattempo ci fa piacere leggere il saluto di nonna Paola, la nonna dei nostri attaccanti Monica Lestini e Sissi Costantini. Saluto anche del sempre presente Dario Lombardo, che salutiamo. Rocco Sebastiani ci saluta, anche il dottore Rocco Sebastiani, e naturalmente Francesca Berritta, onnipresente oggi purtroppo, ci sta seguendo da casa, e facciamo gli auguri al figlio per la sua prima comunione. Parte subito forte Volta Mantovana, neanche a dirlo, con la palleggiatrice al servizio Beatrice Giroldi, ottiene subito un ace al servizio. Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, attacca Beatrice Meniconi, fa buona guardia alla difesa del Mantova. Questa volta ci affidiamo a Marika Longobardi, ma il suo attacco è out, non viene toccato dal muro. E quindi si parte subito con un gap di 2 punti. Dal servizio ancora Beatrice Giroldi. In palleggio Monica Lestini, Francesco Saveriano, Marika Longobardi, diagonale, out la sua. Ancora
ancora Beatrice Giroldi. Incredibile il numero di punti effettuati da questa ragazza ogni volta che va al servizio. Prova un pallonetto Beatrice Meniconi, lungo linea di Cristina Coppi, non possiamo fare altro che mandare la palla in palleggio, e Cristina Coppi questa volta la forza, ci riprova ancora Cristina Coppi e trova un varco tra le mani del muro e si parte con un pericolosissimo 4-0 subito in affanno la squadra dell'Altino. Ancora Beatrice Giroldi al servizio, Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, ci proviamo al centro, anche questa volta la difesa fa buona guardia e a chiuderla è Sofia Tosi. Sono 5 i punti di vantaggio. Non ci sta mister Luca D'Amico, dice basta così, fermiamo il gioco, riordiniamo le idee. E chiede 30 secondi utili per far respirare la propria squadra. Partita veramente male, 5-0, però dobbiamo mantenere alta la concentrazione, dobbiamo riconquistare la fiducia, tutto ciò che abbiamo fatto anche nella gara di andata. Ancora lei, Beatrice Giroldi, Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, posto 2 per Beatrice Meniconi, e questa volta è dentro l'attacco di Beatrice, togliamo lo 0 da questo secondo set, è lei stessa che va al servizio, Beatrice Meniconi. Dai che sbagliano anche loro ragazze, abbiamo tolto via anche quest'uno, siamo a 2-5. Beatrice Meniconi al servizio, c'è un problema al tabellone elettronico. Al tempo si fa sentire il pubblico ospite, pochi ma buoni, cercano di incitare la propria squadra. Riparte il tabellone, punteggio 5-2 per volta mantovana, si riprende, ma ricordiamo siamo sotto di un set. Ancora Beatrice Meniconi, ancora buono il servizio, buona ricezione di Dinucci. È un'invasione! Un'invasione fischiato a Sofia Tosi. Togliamo anche il 2, siamo a 3, forza ragazze! Beatrice Meniconi. Ancora buono il servizio, buona ricezione del libero. E questa volta viene fermato dal muro l'attacco di Sofia Tosi. Ci siamo! Abbiamo tolto anche il 3. Facciamo sotto di un punto, 4-5. Ancora Beatrice Meniconi al servizio. Giroldi si affida in posto 2
a Cristina Coppi, la prendiamo in bagher, Alessia Mastrilli, per Marica Longobardi! Ma cosa avrà detto Luca D'Amico alle sue ragazze? Sono proprio curioso! Ha chiesto un time out sul punteggio di 0-5, ha riordinato le idee e siamo 5-5. Grazie ai servizi efficaci di Beatrice Meniconi, ne fa un altro, sempre su Dinucci. Stavolta un pallonetto, il bagher c'è, il bagher di Francesca Saveriano c'è. Questa volta di bagher e Chiara Boninsegna per Cristina Coppi, ancora bagher. Un contrasto aereo di Asia Zingoni, provano ad attaccare da seconda linea, peccato, peccato, l'aveva presa in difesa Beatrice Meniconi, ma questa volta è il soffitto a negare il fantastico recupero in difesa di Beatrice Meniconi. Torna in vantaggio, ma di un solo punto questa volta, volta mantovana. Va al servizio con Cristina Coppi. Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, Monica Lessini, provo lungo linea, capisce tutto Cristina Coppi. Attacca forte, Chiara Boninsegna, ma ottimo, ottima la difesa di Alessia Mastrilli! Parità 6-6 al servizio Asia Zingoni. Asia Zingoni. Ace! Ace di Asia Zingoni. Va in vantaggio per la prima volta in questo set. Siamo avanti di un punto. 7-6. Ora Asia Zingoni al servizio, fa tanto morale questo sorpasso, l'avevamo detto, avremmo giocato palla su palla, un altro ace di Asia Zingoni. Di due punti, 8-6. E ancora Asia Zingoni al servizio. Ora buono il servizio, difficoltà, non ci pensa più una volta, e lei a chiuderla di prima, Martina Sicocchi. Stiamo battendo davvero tanto bene in questo secondo set. Prima un filotto di Beatrice Meniconi e ora quello di Asia Zingoni. Siamo avanti 9-6. Un parziale di 9-1. Incredibile per una B1. Non capita tutti i giorni. Chiede il primo time out mister Matteo Solporati. Nove-sei. Asia Zingoni è pronta al servizio. Ancora Asia Zingoni, vediamo se l'hanno distratta con questo time out, non mi sembra. Però ottimo l'attacco al centro di Sofia Ferrarini. Veramente bella la coordinazione e l'intesa con Beatrice Giroldi e lei stessa Sofia
Ferrarini al servizio. E out! Questa volta la lascia Beatrice Meliconi e fa bene, fa bene. Si torna a più tre. Marica Longobardi. Ci serve qualche tua battuta, Marica. Cerca di emulare quelle di Asensiconi e Beatrice Meliconi. Minucci, Giroldi al centro, Montani, ma ottima difesa di Alessio Mastilli. Fallo adesso! Meliconi Palestini, che va a ringraziare il salvataggio in difesa di Alessio Mastilli. Grande Alessia. Lo diciamo sempre, guarda. Alessia si va a prendere i complimenti del suo mister Luca D'Amico, lo diciamo sempre, è un ruolo che si nota poco, quello del libero, perché non conclude mai un attacco, non va in battuta, però quanto fa Alessia Mastrilli per questa squadra, quanta sicurezza dà alla difesa e sicuramente quando c'è lei permette a Francesca Saveriano di alzare al meglio alle proprie attaccanti. Questa volta il salvataggio era di Marica Longobardi, un attacco al centro di Mila Montani, ma non si è concluso il salvataggio, la palla a terra e torna a meno 3. Ancora per Monica Destini, si sembra veramente ispirata Monica in questo secondo set. Nel primo abbiamo visto non tantissimi punti di Monica, nel secondo li ha già superati in questa prima parte. Buono il servizio, buona eccezione di Nucci. Attacco per Chiara, buon insegna che sfonda il muro di Francesca Saveriano e Martina Spicocchi. Mani out, è la stessa Chiara Boninsegna che va al servizio sul punteggio di 9-12. Sono tre i punti a recuperare e Chiara Boninsegna è a rete. Si affida una fast di Montani, la prendiamo, la muriamo con Beatrice Meliconi, un muro a uno su Mila Montani, fondamentale, fondamentale il suo muro a uno. Permette di andare a più 5 al servizio ancora Martina Spicocchi. Martina Spicocchi al servizio. Minucci, volta con una pasta fuori, fuori, fuori la pasta di Mila Montani. Si va a più 6. La centrale al servizio. Questa volta è Cristina Coppi a ricevere e attaccare. La palla è out, non tocca il muro. Il muro non tocca. Giusta la decisione del secondo arbitro Claudio Rossi. Ancora Martina Spicocchi al servizio, la prende Minucci, Giroldi, la tira forte questa volta Cristina Coppi, la tira forte,
E al servizio Mila Montani, la centrale di Volta Mantovana. Mila Montani, eccezione di Monica Lestini, in quattro per Beatrice Meliponi! La mette a terra Beatrice! E si torna a più sette! Francesca Saveriano al servizio! Buono il suo servizio! La fast questa volta vincente di Sofia Ferrarini, attacca praticamente senza muro e attenzione, c'è lei al servizio, Beatrice Giroldi, speriamo di riprenderla subito, tanto male ci ha fatto al primo set e tanto male inizio del secondo set, partito subito fortissimo con un parziale 5-0. E ci pensa lei, Beatrice Meliponi, ispiratissima anche lei in questo secondo set, ha capito tutto Francesca Saveriano. Primo set si appoggiava di più al centro, ora alle bande, fa bene Giroldi, prendiamo anche questa, ma la Ferrarini commette un palo d'invasione. E si va, 19-11, chiede un time out, mister Matteo Solforati. Daniello Papa, eccolo, il double tra Pino. Finiti 30 secondi, si ricomincia a giocare. 19-11. Servizio ancora lei, Beatrice Meliponi, Volta Mantovana in ricezione, può sfruttare l'attacco a tre. Ottimo servizio Beatrice, Ennis! Ennis! Beatrice Meliponi esplode il Valianzuca! 4, 1, 2, di Monica Lestini! E Monica che consegna il 21esimo punto, effettua 3 cambi, non si era mai visto neanche questo, esce Cristina Coppi ed entra Glenda Sandrini. Esce Sofia Tosi ed entra Alessia Mazzi, esce la palleggiatrice Giroldi ed entra la seconda palleggiatrice Iris Gualtieri. Ha capito che il set sta volando via, fa caldo, facciamo riposare queste ragazze, ma cambiare il 50% della squadra è davvero inusuale, abbiamo visto anche questo oggi. Beatrice Meliponi, Minucci e seconda linea palleggiatrice, la buona guardia, alza Zingoli, con un 1-1, ferma le velleità di Sofia Ferrarini, e raddoppiamo il punteggio, 22-11, ora Beatrice Meliponi,
questa volta si affida alla nuova entrata, Glenda Sandrini, che attacca per due volte, ma è solo un'invasione sotto rete a fermarci. È scivolata Francesca Saveriano. Rivediamo. Non si è visto nel replay, però il secondo arbitro Claudio Rossi ha fischiato un'invasione sotto rete. La palla è out il servizio di Glenda Sandrini, e siamo 23-12. Asia Zingoni al servizio. Beatrice Meniconi a terra per prendere questa palla e l'attacchiamo con Marica Longobardi. 24-12, abbiamo ben 12 set point. Vediamo se l'amico Gian Piero Lattanzio qui vicino a noi ci porta fortuna. Se la chiudiamo subito, fotografo del centro Asia Zingoni su Dinucci. 4, non la chiude Chiara con Insegna e la chiudiamo noi 25-12, un parziale che favorale, si torna in parità 1-1. Sarà una battaglia, ma l'Altino ci sarà. 1-1, tutto da rifare, ricordiamo, in caso di vittoria 3-1 dell'Altino ci sarà promozione diretta, in caso di vittoria 3-2 ci sarà un golden set, ovvero un set secco a 15 che si giocherà subito. In caso di vittoria con qualsiasi risultato per volta mantovana ci sarà promozione diretta per la squadra lombarda. Tanto abbiamo visto poco fa il presidente Agnello Papa inquadrato dalle telecamere di TV6, un bagno di sudore anche per lui. Ci saluta Maria Rita Lestini, leggiamo, Luciana Cicchini, Maurizio Terzini, Katia Stivaletta. Sono tanti messaggi, non riesco a leggere davvero tutti, ma vi ringrazio e sicuramente vi ringrazieranno anche le ragazze per il sostegno. Nel frattempo lo scoutman Fation ci consegna le statistiche di questo secondo set a pari merito con 4 punti Marica Longobardi, Beatrice Meniconi e Monica Lestini. L'avevamo commentato in diretta. 3 punti per Asia Zingoni, ricordiamo le sue battute vincenti, qualche ace, ne sono 2 di ace per Asia Zingoni, e un punto per Martina Spicocchi. Per volta mantovana con 2 punti Chiara Boninsegna, Sofia Ferrarini e Cristina Coppi. In ricezione questa volta abbiamo numeri fantastici, 75% per Alessia Mastrilli e 75% per Monica Lestini. Un set giocato in maniera impeccabile dalla squadra di casa. Basta leggere il punteggio 25-12. Non c'è stata partita e ricordiamo si era partiti 5-0 per la squadra ospite. Un time out chiamato da Luca D'Amico ha riordinato le idee e ha portato sicuramente i suoi benefici. Salutiamo anche il grande Luigi Alfieri. Forza ragazze, grazie Luigi. Titolare
centro federale presso lo stabilimento Quattro Vele di Pescara, centro federale di Beach Volley. Auguriamo un'ottima stagione, ci saluta anche e lo salutiamo con affetto Giovanni Trave, titolare di Lisa, uno degli sponsor della squadra di casa. Grazie Giovanni che ci stai seguendo, peccato che non sei qui sugli spalti perché ti stai perdendo un grande spettacolo. Pochi tifosi in tutto 100, compresi quelli di Mantova, ma rumorosissimi. Si riparte con Beatrice Meniconi, chiaramente la squadra del Mantova rientra con tutte le titolari e parte subito forte con Sofia Tosi al servizio. Sofia Ferrarini, una sistemazione al terreno di gioco, un po' di condensa, ma si riparte. Beatrice Meniconi in ricezione, Marica Longobardi fermata dall'altissimo muro di Mila Montani. Si riparte di nuovo sotto, ma questa volta i punti sono solo due. Non possiamo non salutare anche nonno Ciro Longobardi, sicuramente nonno e nonna di la nostra attaccante Marica. E questa volta spettacolare l'alzata con una mano di Francesca Saveriano per Asia Zingoni e togliamo subito lo zero. 1-2. Ci saluta Sergio Mancini che fa i complimenti alla diretta di TV6, veramente tanti sacrifici ha fatto il presidente Agnello Papa per non lasciare nulla al caso. La diretta, come abbiamo detto prima, è stata anche possibile grazie all'apporto del sindaco Vincenzo Muratelli, che ha coadiuvato gli sponsor Sima Broker Air Moving e ha permesso questa fantastica diretta con fantastiche riprese. Abbiamo tre telecamere, una regia impeccabile di Alcirotto Antonati, tutti i cameraman presenti, tecnici. Chiaramente sugli spalti abbiamo anche Sergio Zappalorto che condurrà il 30 giugno l'ultima puntata di Palla Volè. Intanto Asia Zingoni, ancora difficoltà per Cristina Coppi, eccezione, Boninsegna viene fermata, ma non possiamo fare nulla sull'attacco del capitano Sofia Tosi. Peccato, avevamo ripresa questa palla, torniamo sotto di un punto, si fa sentire anche il pubblico di volta mantovana. Beatrice Meniconi, Saveriano, questa volta per Martina Sicocchi che la chiude splendidamente al centro. E al servizio il nostro opposto, la mancina, Marica, Bazzuca, Longobardi. Aspettiamo anche le sue bombe, non solo al servizio ma anche in attacco. Ci hai abituato bene Marica e vogliamo tanto da te. Ce la facciamo! Una ripresa fantastica, ancora Murata! Murata Mila Montani, la Monica Lestini! Fantastiche queste ragazze! Sembrava una palla che cadesse a terra da un momento all'altro, ma non ce l'ha fatta! Hanno detto di no!
abbiamo permesso a Monica Lestini di effettuare un ottimo muro sull'altissima centrale Mila Montani, e tutto questo ci ha consentito di tornare in vantaggio di un solo punto, ma fondamentale per il morale. 4-3. Manica, Longobardi, Vinucci, Giroldi si affida al secondo linea, e questa volta è Martino Spigotti con un 1-1. Sale al cielo Martina e blocca l'attacco di seconda linea di Cristina Coppi. E ancora al servizio Marica, Longobardi, Vinucci, Giroldi si affida ancora e fa bene questa volta. Fa bene questa volta a fidarsi a Mila Montani che la chiude, ma comunque era stato fischiato un fallo di invasione a rete dal secondo arbitro. Eccolo qui, lo rivediamo al replay. Invasione di Monica Lestini. Giusto, giusta la decisione di Claudio Rossi, il secondo arbitro. Al servizio Chiara Buoninsegna. Monica Lestini, Francesco Saveriano per Monica Lestini, prova un lungo linea, capisce tutto la difesa del Mantova e porta all'attacco vincente Cristina Coppi. Si torna in parità 5-5. Si gioca anche questo set punto su punto. Chiara Buoninsegna. In palleggio Monica Lestini, Francesco Saveriano al centro per Martina Spigotti. Effettua un miracolo la Dinucci, ma l'attacco di Cristina Coppi sembrava vincente, però eccolo qui, eccolo qui. Le telecamere di TV6 ci permettono di scorgere un fallo di invasione della stessa Cristina Coppi e si torna in vantaggio 6-5. Monica Lestini al servizio, a rete, a rete il servizio di Monica, non fa niente, pensiamo al prossimo, pensiamo alla prossima azione, a riprenderci subito questa palla servirà Mila Montani, centrale di Volta Mantovana. Monica Lestini, Francesca Saveriano, seconda linea per Marica Longobardi, fuori, tocca, tocca l'altissimo muro di Sofia Ferrarini, ma manda la palla out. E in attesa di un pallone Martina Spigotti, prontissima, zona di servizio. Martina Spigotti, le lunghe leve di Cristina Coppi, riceve in palleggio e attacca in maniera efficace, conquista il settimo punto e manda al servizio la pericolosissima Beatrice Giroldi. Tanti punti nei suoi precedenti turni in battuta, vediamo se riusciamo a prenderla subito. Beatrice Giroldi, buono Beatrice Meniconi, ci affiamo in seconda linea, Marica Longobardi, Buoninsegna la prende in difesa, palla bassa, buono il muro, e questa volta la palla cade a terra, non c'è copertura sul muro dell'Altino e quindi si riporta in vantaggio. Ancora lei, Beatrice Giroldi.
ancora difficoltà a prendere il suo servizio. Regaliamo un altro punto. 9-7. Beatrice. Giroldi, dobbiamo prendere subito. Beatrice Meniconi, Francesco Saveriano, ancora seconda linea per Marica Longobardi. Fa buona guardia, la buona insegna, ma anche Monica Lestini. Beatrice Meniconi, Marica Longobardi, malinteso tra la palleggiatrice Francesca Saveriano e il nostro libero Alessia Mastrilli. Scappa a più tre. Scappa a più tre. Molta Mantovana, sempre con lei. Al servizio c'è sempre lei. Beatrice Giroldi. Meniconi. Questa volta è in lungo linea di Beatrice Meniconi. Toglie questo servizio. Giroldi, riprendiamo il servizio e andiamo. Dobbiamo recuperare due punti, prima ne abbiamo recuperati 5 nel secondo set, addirittura l'abbiamo vinto a 12. Forza ragazze, siamo sulla strada buona, forza ragazze. È out, è lungo il suo servizio, non ci possiamo permettere questi regali, soprattutto la fortissima Volta Mantovana non ne ha bisogno. Cristina Coppi, anche lei, la vera signora, restituisce il regalo dell'altino, ci riconsegna la palla e adesso al servizio con la nostra top scorer in battuta, Beatrice Meniconi. Buono il suo servizio, difficoltà della ricezione, eccola qui, difficoltà in ricezione per Cristina Coppi, non la chiude Chiara Boninsegna. La manda a rete e torniamo a meno uno. Forza Beatrice! Forza Meniconi! Abbiamo bisogno ancora di un tuo aiutino! Ancora buono il servizio! Boninsegna in palleggio! Non tocca la rete la Ferrarini! 12-10! Torna a più due. Volta Mantovana al servizio, Sofia Ferrarini. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano deve fare gli straordinari per Marica Longobardi. E fuori, fuori in lungo linea! E fuori Sofia Cosi! Altro regalo! 11-12! Asia Zingoni! Peccato, a rete, peccato, nel secondo set tanti punti, anche due ace in battuta per lei, va bene, dobbiamo avere pazienza, si gioca, azione su azione, punto su punto, Francesco Saveriano al centro,
La spara out questa volta Martina Spicocchi, non tocca il muro, giusta la decisione. Francesca Saveriano, questa volta un pallonetto vincente per Martina Spicocchi. Siamo 12-14, Marica Longobardi, al servizio. Difficoltà, ci prova anche con un piede, Veronica Di Nucci, ma non riesce nel miracolo. Si torna a meno 1, 13-14, Marica Longobardi. Se la ride col mister Luca D'Amico. Intanto salutiamo l'amico Corrado Passeri che ci sta seguendo e ci manda un saluto. Speriamo che ci porti bene anche lui. Lungolinea intanto vincente di Chiara Boninsegna. Non possiamo fare nulla, ci siamo dimenticati di salutare Giovanni D'Alonso, solo oggi, solo adesso leggo tra i presenti. Ciao Giovanni. Come vedo qualche vostro messaggio, cercherò di salutarvi tutti, ma sarà difficilissimo perché siete tantissimi. Arriva un saluto anche da Milano, dall'amico dell'Altino, Fabio Castellaneta. Ciao maestro. Sicuramente ci saranno con lui gli amici Andrea Di Salle, Fabio Vanzi e Pierpaolo Piattoli. Intanto Monica Lestini, la tira forte sul muro. E il quartetto di Milano a portarci fortuna. Si torna a meno uno. Ancora Monica Lestini. Vittoria Sichetti, il grande libero che ci dice forza Altino con tanti cuori rossi. Monica Lestini la spinge troppo questo servizio. Altro regalo in battuta. La centrale Mila Montani. Beatrice Meniconi, ottima sua ricezione. E ottimo! L'attacco al centro, una prima velocissima di Martina Spicocchi. Ci riportiamo a meno uno. Forza ragazze, chiudiamo questo gap. Walter Palombino ci dice dai, ci scrive. Grazie Walter per il sostegno. Intanto Martina Spicocchi al servizio, Cristina Coppi, peccato, l'aveva preso il tuffo Beatrice Meniconi, ma il soffitto ci nega la gioia del recupero di Beatrice e quindi ancora meno due. E al servizio, non lo diciamo, vabbè, è lei la palleggiatrice, Beatrice Giroldi. Tutto pronto, vediamo se riusciamo a prendere subito, a togliere dalle mani di questa giocatrice il servizio. In seconda linea per Marica Longobardi, copre bene Beatrice Meniconi, ma una free ball per Volta Mantovana e la sfrutta subito in maniera vincente al centro Sofia Ferrarini. Incredibile, non c'è un turno di servizio di questa Beatrice Giroldi. Almeno un punto
si fa sentire il pubblico di casa. Alcino, Alcino. Monica Lestini, Francesca Saveriano, seconda linea. E questa volta sembra vincente. No, miracolo di Cristina Coppi. Ci dobbiamo riprovare. Francesca Saveriano, fast per Asia Zingoni. Dinucci si stende, Monica Lestini è il nostro libero a rimandare la palla nell'altra parte del campo e la chiude poderosamente l'opposta il capitan Sofia Tosi. 19-15, subito un time out chiesto da mister Luca D'Amico. Non possiamo farli scappare, sono a più 4 e siamo sul finale di questo terzo set. La famiglia Silvestris al completo ci saluta, mandiamo un caloroso saluto e un caloroso abbraccio, sosteneteci. Rientra in campo, siamo pronti per riprendere la battaglia. Salutiamo sportivamente anche Francesco Gabusi, un tifoso di Volta Mantovana. Noi siamo sportivi e salutiamo tutti. Un palleggio, difficoltà, ricezione. Monica Lestini, probabilmente la palla era out. Ancora Beatrice Giroldi, il pubblico si avvicina e commenta la partita. Ancora lei. Beatrice Meniconi, buona questa volta ricezione. L'attacco sul muro viene preso. Si affidano ancora all'altissima Ferrarini, ma un miracolo, riusciamo a riprendere in difesa. E il muro! Non molla l'altino, non molla! Non molla l'altino! Una difesa miracolosa si permettere di uscire a muro con Asia Zingoni e Francesca Saveriano. Soprattutto togliamo la palla dalle mani di Beatrice Giroldi e adesso la nostra palleggiatrice. Francesca Saveriano. Ancora un altro muro. Francesca Saveriano si affida ad un pallonetto di Marica Longobardi. La Tosi la chiude, non può far nulla questa volta in difesa Alessia Mastrilli. Peccato, bello il salvataggio in difesa da parte di Volta Mantovana. Cristina Coppi. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano. Ancora un attacco fermato di Beatrice Meniconi che non può far altro che mandare la palla in bagher. Free ball per Volta Mantovana. Si affida ad un pallonetto dell'altissima Sofia Tosi. Contrasto a rete. E palla chiamata out. Probabilmente la palla ha toccato la parte finale della rete, ovvero fuori dall'antenna, e quindi giustamente la palla viene dichiarata fuori e l'azione interrotta a favore di Volta Mantovana. Time out ultimo di questo terzo set per la Tenaglia Altino Volley, chiesto dal mister Luca D'Amico.
punteggio che si fa pericoloso in questo terzo set. Siamo sotto 22-16, incredibile, dopo aver vinto il secondo 25-12. Alvaro Peluzzi ci crede e fa bene. Ciao Alvaro, immancabile il tuo apporto. Ancora Cristina Coppi al servizio. Monica Destini, Francesca Saveriano, Beatrice Meniconi, e questa volta nulla può la difesa di Cristina Coppi, la palla è a terra, proviamo a recuperare qualche punto e abbiamo la possibilità di farlo con Beatrice Meniconi. Ottimo il suo score al servizio finora, speriamo possa continuare. Beatrice, Chiara Boninsegna trova uno spazio tra le mani di Marica Longobardi, Asia Zingoni e la palla cade a terra. 23-17. Sofia Ferrarini al servizio e la palla si ferma a rete. Abbiamo bisogno anche di qualche regalo da parte delle avversarie. Ci prendiamo tutto questo pomeriggio pur di portare al termine in maniera vincente questa finalissima. Asia Zingoni, la rete ferma il suo servizio e Chiara Boninsegna mette a terra un pallone che significa 6 set point per la propria squadra. Davvero tanti, ci vuole proprio un miracolo a questo punto recuperare questo set. Entra intanto la lunghissima Alessia Mazzi al posto di Beatrice Giroldi. Chiaramente è entrata per alzare il muro e cercare di chiudere frettolosamente questo set. Ma non glielo permette Sofia Tosi perché manda la palla a rete e quindi rientra prontamente Beatrice Giroldi in regia e si accomoda in panchina Alessia Mazzi. Sono ancora 5 set point per volta Mantovano, intanto al servizio Marita Longobardi, Dinucci e la chiude subito con una fast. Mila Montani, ...19-25... ora ci vorrebbe davvero un miracolo, ovvero abbiamo solo una possibilità per ottenere la promozione a due, ovvero vincere tutti i prossimi set, i prossimi due, e quindi vincere questa gara 3-2, pareggiare la gara d'andata e vincere anche l'ulteriore golden set a 15. Quindi servono altri 3 set chiusi in maniera vincente da questa squadra, ma tutto si può fare, tutto si può fare. Ci hanno abituato a dei recuperi fantastici queste ragazze dell'Altino e perché non crederci proprio oggi. Intanto arrivano le statistiche con 4 punti Marica Longobardi e Martina Spicocchi, con 3 punti Asia Zingoni, 2 punti Monica Lestini,
un punto Beatrice Meniconi, dall'altra parte l'avevamo vista Sofia Tosi, la capitana, 4 punti, 3 punti Chiara Boninsegna e Sofia Ferrarini, così come Cristina Coppi, le attaccanti ben servite dall'ottima palleggiatrice Beatrice Giroldi, ne sta cercando tutte perché tutte stanno rispondendo. Vediamo se Chiara Spagnoli, capitano di questa squadra fino a 2 anni fa, porterà bene all'Altino. Salutiamo Chiara, cerchiamo di caricarle al massimo queste ragazze. Chiara ci sta pensando, il fantastico pubblico coadiuvato dal primo tifoso che è il presidente Agnello Papa, lo vediamo seduto sugli spalti concentratissimo per questo finale di partita. Bisogna crederci, dice lo speaker, e come dargli torto. Ragazzi, serve un ultimo sforzo, forza ragazze, tanti sacrifici. Il campionato, ricordiamo, partito non benissimo a causa del Covid, sono state colpite tutte le ragazze dell'Altino, poi diversi infortuni, ricordiamo sicuramente quelle del nostro capitano Sissi Costantini, la nostra palleggiatrice Francesca Saveriano, anche se sono state splendidamente sostituite dalle giovanissime Celeste Di Diego e dall'altra giovanissima 2004 addirittura Elisa Graziani, ma tutta la panchina dell'Altino si è fatto sempre trovare presente all'occorrenza, e chiaramente parliamo di Chiara Abbonizio, di Deborah Olleo, ma si riparte in questo quarto e decisivo set. Al servizio Cristina Coppi, Monica Lestini, Francesca Saveriano, prova con un pallonetto Marica Longobardi, seconda linea vincente per Cristina Coppi, partono subito bene le ragazze. Volta Mantovana. Scende la palla, si allunga Monica Lestini, prova a chiuderla Marica Longobardi, ottima guardia in difesa Monica Lestini, ancora Monica Longobardi, si distende, la prende Cristina Coppi e l'attacca sul muro Chiara Boninsegna, muro che tocca e manda fuori. Si riparte subito con lo svantaggio di 2-0. Ci sembrano più determinate le ragazze del Volta Mantovana, ma sappiamo la forza della squadra di casa dell'Altino e ci crediamo fino alla fine. Beatrice Meniconi prova con un pallonetto, non riesce, in difesa con un tuffo plateale Alessia Mastrilli, e si riparte subito in svantaggio 3-0. Bisogna togliere questo 0, ragazze,
è pericoloso farle scappare, perché le abbiamo viste nel primo e nel terzo set, poi non si riesce più a recuperare il gap. E ancora Cristina Coppi, Monica Lestini, Francesca Saveriano al centro, la buona guardia Alessia Mastrilli che copre il muro e questa volta la chiude Beatrice Meniconi. Almeno abbiamo tolto questo zero, abbiamo conquistato il primo punto e abbiamo la possibilità con Beatrice Meniconi di recuperare questo svantaggio iniziale, ora di due punti. Buono il servizio, ma buona anche il servizio di Cristina Coppi e ottimo il muro di Monica Lestini, altissima capitan così. Forza Beatrice, ultimo sforzo anche per te, ottimo il servizio, ottimo il servizio, non perfetta l'alzata e l'attacco della Boninsegna. Ci prova Monica Lestini con un astutissimo lungolinea, una parallela in pallonetto di Monica Lestini, ci ridà forza, coraggio e speranza. Beatrice Meniconi, Boninsegna non la prende e c'è un ace per Beatrice Meniconi. E ancora Beatrice Meniconi al servizio, ancora buono il servizio, andiamo a curare Chiara Boninsegna, ma il muro di Asenzingoni manda la palla out, però ci siamo, importante è non far passare gli attacchi senza toccare la palla, significa che ci siamo, servirebbe andare in vantaggio di qualche punto per riacquistare fiducia. Beatrice Meniconi, Francesco Saveriano, Monica Lestini, viene fischiato un fallo di accompagnata Monica Lestini. Il primo arbitro Alberto Mancuso dice che ha spinto la palla da sotto il bordo della rete, l'ha portato sopra, lo rivediamo, ma non ci è sembrato così netto questo fallo, ma accettiamo questa decisione. Free ball per volta Mantovana al posto 2, così un'altra free ball, vediamo come se la gioca la Giroldi questa volta con Chiara Boninsegna con un pallonetto al centro che coglie impreparato la difesa dietro al muro e torna a più 2 la Nardi, palla a volo volta Mantovana. Lo ricordiamo per l'ennesima volta, questo set bisogna vincerlo per sperare ancora. Siamo fiduciosi fino al termine, conosciamo la grinta e la potenzialità delle ragazze di casa dell'Altino. Sofia Ferrarini al servizio e out questa volta. Legge bene la traiettoria Alessia Mastrilli. La lascia fuori. Torniamo a meno 1. Asia Zingoni, forza Asia. Secondo set
che è partito in maniera splendida. Palla dentro, ci dice Alberto Mancuso, il primo arbitro. L'attacco di Chiara Boninsegna. Il capitan Tosi al servizio, Monica Lestini, Francesca Soveriano si affida a Marica Longobardi e usa la testa e non la forza per chiudere questo attacco. Longobardi in difficoltà, la Dinucci, la palla non doppia in soffitta, abbiamo potuto attaccare ancora con Monica Lestini, ma con una mano Cristina Coppi e la mette a terra. Mila Montani, davvero prendono tutto in difesa le ragazze di Volta Mantovana. Incredibile fare punti. Dobbiamo proprio essere velocissimi in attacco, anticipare il muro di quel poco che basta, altrimenti il muro frena sempre i nostri attacchi. E poi c'è l'ottima difesa di Volta Mantovana, difficile questo attacco per Monica Lestini, prende in difesa Alessia Mastrilli, ancora un attacco difficile ma non impossibile per Monica Lestini, che dà fiducia alla propria squadra. Ancora, come sempre, con il sorriso Alessia Mastrilli cerca di portare serenità alla propria squadra. Eccola che carica le proprie compagne. Al servizio a Monica Lestini, un solo punto ci divide. Monica, abbiamo bisogno di te in questa frazione. La rete non ci dà una mano e neanche questa volta la rete ci dà una mano. La palla scorre su quasi 9 metri di rete e finisce out. Mila Montani, Monica Lestini, Francesca Saveriano, Beatrice Meliconi, la tocca la difesa, la tocca al muro Beatrice Giroldi, che sportivamente alza la mano e dice: sono stata io. Brava Giroldi. Spicocchi, ecco, ce l'abbiamo la possibilità di chiuderla, e ci pensa Beatrice Meliconi. 9 pari, ci siamo. Martina Spicocchi è pronta al servizio, ancora buono il servizio di Nucci, in bacher, in seconda linea, abbiamo possibilità di contrattaccare e lo facciamo, Grazia Zingoni! Torniamo in vantaggio, 10-9! Spicocchi ancora al servizio, ancora in difficoltà la ricezione, un pallonetto ma viene fischiato un fallo d'invasione ad Asia Zingoni, forse con la coda,
Non si è capito con cosa. Peccato, avevamo ripreso anche questa, ma ci siamo. Non stancherò mai di dirlo, ci siamo. E rimaniamo attaccati a questa speranza. Beatrice Giroldi. È out! È importante questa battuta sbagliata. Ci ha fatto tanto male finora. La morale, forza ragazze, approfittiamo. Francesca Saveriano. Giroldi si affida alla lunghissima Tosi, ma viene murata. Abbiamo possibilità di contrattaccare. Saveriano, Beatrice Meniconi, murata dall'altissima Sofia Ferrarini. Peccato, la possibilità di allungare il vantaggio a 2 punti, invece siamo 11 pari. Dobbiamo giocarcela fino alla fine. E Cristina Coppi. Servizio, anche questo servizio è pericoloso. Beatrice Meniconi non viene aiutata in difesa dopo una ricezione non buona. Si è creato un vuoto attorno a lei. Ha provato Francesca Saveriano, palleggiatrice, con un tuffo plastico, ma non ce l'ha fatta. Ed ecco qui di nuovo in vantaggio. Cristina Coppi. Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano. Prova con un pallonetto Marica Longobardi. Questa volta la rete ci dà una mano sull'attacco seconda linea di Cristina Coppi. Un pallonetto ancora di Beatrice Meniconi. Difficoltà per Volta Mantovana. E questa volta è Beatrice Meniconi a tirare forte sulle mani del muro. Dobbiamo effettuare almeno 3 attacchi per conquistare un punto. Ma dobbiamo provarci. Beatrice Meniconi, la palla cade sulle braccia della Giroldi e fuori dal tocco di Sofia Ferrarini. Giroldi si era ritrovata fortunatamente e fortunosamente la palla tra le mani. Non ci ha pensato Sofia Tosi a sbagliare. Allora Beatrice Meniconi ha un altro servizio. Questa volta la manda a rete. Sofia Ferrarini. La Ferrarini al servizio. Beatrice Meniconi con una mano. Francesca Saveriano la riprende in difesa. Monica Lestini per Marica Longobardi. Sulle mani del muro che ferma il suo attacco. È chiara, buona insegna. L'arbitro indica dentro, rivediamo il replay, non è d'accordo mister Luca D'Amico. Non si vede questo replay. Prendiamo per buona la decisione del primo arbitro Alberto Mancuso. Mastrilli ancora difficoltà di ricezione, ma ci pensa Monica Lestini a trovare un importante muro out per riportare il pari sulla spalla. Asia Zingoni.
Fantasia Zingoni al servizio. Buono. Difficoltà per la Dinucci. E muro 1! Martina Sticocchi! Sotto pressione, ricezione di volta Mantovana, solo così possiamo conquistare questo set. Ci prova ancora Asia Zingone al servizio, pallonetto, capisce tutto la nostra Francesca Saveriano. Pallonetto di Monica Lestini, facilmente preso dalla difesa di volta Mantovana e si torna in parità. Incredibile quanto equilibrio in campo, affiora anche un minimo di stanchezza sicuramente per queste ragazze, sono in palestra da quasi un anno ininterrottamente e lo stanno facendo in maniera encomiabile. Ora anche il caldo fa da padrona. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano prova ancora con un pallonetto per Marica Longobardi e la palla è dentro. L'attacco di Chiara Boninsegna, torna su volta Mantovana. Sofia Tosi al servizio, Beatrice Meniconi ancora qualche problema, una mano, non può far altro che alzare al centro, però il punto ce lo regala Mira Montani. Ci vuole tutto, qualche regalo, un pizzico di fortuna, ci vuole tutto per conquistare questo set. Marica Longobardi, forza Marica. Buono il suo servizio, ma buona ricezione di Cristina Coppi, non la chiude Mira Montani. Un tuffo classico di Alessia Mastrilli e la chiude sempre lei, Chiara Boninsegna. È salita in cattedra anche in questo quarto set in maniera poderosa ed è lei che va al servizio, Chiara Boninsegna. Attacchiamo con Monica Lestini! Monica c'è, Monica c'è! Forza Monica! Caricati e carica le tue compagne! Abbiamo bisogno dell'apporto di tutte voi! Di tutte e 12, tutte! Anche di chi è solo in panchina in questa frazione, ma potrebbe servire in qualsiasi momento. Intanto Monica Lestini prova una corta, la prende Alessia Mastrilli con un pugno, Beatrice Meniconi non la chiude, Mila Montani non la chiudiamo neanche noi, ma abbiamo una free ball. Monica Lestini, Francesca Vediano, niente, una fasti Martina Spicocchi, prendono tutto e questa volta l'attacco di Cristina Coppi è out! Si fa sentire il pubblico di casa, Ronaldino Aldino, è salita in cielo Cristina Coppi, probabilmente il suo salto è stato superiore all'altezza della palla e non l'ha colpita bene. Su Leonale si è spento fuori dal campo, abbiamo mandato un punto. Ancora Monica Lestini, ancora corta, ancora difficoltà per Dinucci, murata ancora Cristina Coppi,
Pallonetto della Montani, la prende Spicocchi, la riprendiamo ancora miracolosamente, ce la stiamo mettendo tutta, una faste, peccato! Marica Longobardi aveva preso anche questo dal soffitto, ci dice di no, che l'azione va interrotta, peccato! Quante belle difese da ambo le parti, veramente complimenti alle due squadre. Partita giocata ad alti ritmi, caldo infernale, Nila Montani, Monica Lestini, Francesca Saveriano al centro, primo tempo, Martina Spicocchi! Vantaggio 19-18, ci tifano da Napoli, Salvatore Tranchese, tutta Napoli, la città del nostro presidentissimo Agnello Papa. Salutiamo non solo Salvatore Tranchese ma tutta Napoli, siete tantissimi, sappiamo, e questa volta il soffitto dice no alla ricezione, questa volta Mantovana, e andiamo a più due, capisce che c'è entusiasmo, rimane a cuore Matteo Soccorati, ferma il gioco e chiede il primo time out per la propria squadra. Senza fermarsi mai, senza fermarsi. 20-18, siamo nella parte finale di questo combattutissimo quarto set. Lo ripetiamo, abbiamo una sola chance, una sola abbiamo per continuare a sognare, ovvero vincere questo set, vincere il prossimo e vincere il Golden Set a 15. Vediamo. Ne vedremo delle belle sicuramente. Martina Spicocchi. Staccata la ricezione di volta Mantovana. Pallonetto, ma viene fischiato un fallo di invasione dal secondo arbitro Claudio Rossi. Non abbiamo capito se di Marica Longobardi o di Francesca Saveriano. E Beatrice Giroldi al servizio. E un altro servizio sbagliato! Un altro servizio sbagliato, clamoroso, al Valle Azzuca. Due servizi sbagliati consecutivamente da Beatrice Giroldi, che tanto male ce l'ha fatto nel quinto set della gara andata e tanto male nel primo e terzo set. Speriamo che sia di buon auspicio. Ma sbagliamo anche noi con Francesca Saveriano. Dobbiamo sudare fino alla fine, dobbiamo riprendere subito questa palla, subito, perché anche Cristina Coppi ha avuto uno score positivo nei suoi precedenti turni. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano al centro, ma che sicuri! Ottima questa combinazione al centro da Francesca Saveriano e Asia Zimboni. Si fa sempre più rumoroso questo palazzetto, e Beatrice Meniconi, forza Beatrice, abbiamo bisogno dei tuoi punti. Non la fare, prende la palla, eccolo, e Beatrice Meniconi che mette in difficoltà la ricezione di volta Mantovana. Cristiano, un altro punto di avanti, 23-20. Ultimo time out a disposizione per Mister Solforati.
sono 30 secondi per riorganizzare le idee, ma 30 secondi che serviranno anche alla nostra Altino. Lo vediamo il mister Luca D'Amico dispensare consigli utili alla propria squadra. Fanno fatica a sentirlo per questo meraviglioso pubblico accorso questo pomeriggio a Francavilla, nella prima gara che si gioca in casa con la presenza del pubblico. Non siamo abituati a questo frastuono. Ancora Beatrice Meliconi, Cristina Coppi in ricezione. Curiamo ancora l'attacco di Carabolo Insegna, questa volta si affida a Sofia Tosi, prendiamo anche questa, Monica Lestini. Non tocca il muro, la palla è out, peccato, abbiamo avuto possibilità di ben 4 set point, ma dobbiamo sudare ancora. Sofia Ferrarini al servizio, ace per Sofia Ferrarini, eccole, 22-23. E questa volta il time out lo chiede Luca D'Amico. Dobbiamo prenderci subito questo servizio e quindi questo punto non dobbiamo far recuperare fiducia alle ragazze di Volta Mantovana. Troppo importante chiudere ebbene questo set per trovarci il tie break e quindi la possibilità di andare a casa una vittoria per 3-2 e quindi giocarci il golden set a 15. Sofia Ferrarini, abbiamo bisogno di un regalo. Ai, eccolo! Eccolo il regalo! È quello che cercavamo! Si pensa anche Zingoni a chiuderla! Un regalo della difesa di Volta Mantovana! E abbiamo 2 di set point! Il primo è a favore di Asia Zingoni! Vediamo se riusciamo a chiuderlo subito! Cristina Coppi, Giroldi, non chiude la Tosi, abbiamo difficoltà in difesa, free ball per Volta Mantovana, se la gioca in posto 2, ancora con la Tosi, ma salva tutto Beatrice Meliconi, la chiude Monica Coppi, la chiude, 25-22, ci giochiamo il quinto set. Lo ripetiamo ancora una volta, non ci stancheremo mai, non ci stancheremo mai, dobbiamo vincere il quinto set, 3-2 significherebbe giocarci il golden set, è fondamentale questo quinto set, abbiamo bisogno dell'apporto del pubblico, il pubblico si deve far sentire in questo quinto set, c'è solo il presidente che cerca di caricare i propri tifosi, ma evidentemente il caldo ha tolto anche la forza alle corde vocali. Intanto salutiamo sicuramente i tifosi che ci stanno seguendo tutti insieme, sono diverse centinaia, ci dicono, dal Social Park Area Verde, Campo Boario di Selva di Altino. Fate sentire il vostro apporto, raccontateci le vostre emozioni. Intanto, prima di leggere lo score, approfittiamo per salutare un nostro tifoso direttamente dalla Francia, Fabrizio Di Virgilio. Ciao Fabrizio,
Allora, vediamo cosa ci dice Fation. Ci dice che Monica Lestini e Beatrice Meniconi, le nostre bande, 5 punti a testa, 3 punti a testa per le nostre centrali Spicocchi e Zingoni, 2 punti per Marica Longobardi, ma ricordiamo il punto più importante, quello che ha chiuso il quarto set. 8 punti per Chiara Boninsegna. Lo voglio dire, l'amico Sergio Zappalorto, prima della gara, aveva detto, anzi predetto, questa gara finirà al quinto set. Ha avuto ragione, però non mi ha detto chi vincerà il quinto set. Ora non ce l'abbiamo vicino, altrimenti gliel'avrei chiesto. Ce lo svelerà il 30 giugno alle 21.30 nell'ultima puntata di Pallavolè su TV6 canale 14. Intanto approfittiamo per ringraziare lo staff tecnico che oggi ci ha permesso questa diretta, ovvero Carlo Di Blasio, Roberto Scaricaciottoli, Stefano Recanati, Gaetano Tereo e in regia al CEO Tondo Donati. Ringraziamo il sindaco Vincenzo Muratelli per aver coordinato le sponsorizzazioni di Sima Broker e Moring e aver permesso questa diretta. Perché no, abbiamo ancora qualche secondo, approfittiamo per ringraziare per l'ennesima volta il main sponsor Tenaglia, insieme a lui Airmoving, Arrizza, Lisa dall'Autoassicurazioni, Pierrot, Farmavita, Color Max, Appi di Fuori, Carpinetto, Frutta e Martino di Fuori. Nel frattempo le squadre sono in campo, neanche a dirle, al gran completo. Partiamo in battuta con Beatrice Meniconi. Cristina Coppi in ricezione, pallonetto di Chiara Boninsegna viene preso dalla nostra difesa, attacca Monica Lestini ma fa buona guardia di Nucci e questa volta l'attacco di Boninsegna viene preso in difesa da Beatrice Meniconi. Ancora un muro su Monica Lestini, ci prova in posto 2 Marica Longobardi, ancora un salvataggio in difesa, Cristina Coppi fa buona guardia al muro, Giroldi si affida ancora a Cristina Coppi, muro di Monica Lestini, azione lunghissima, che azione, non ci vogliono più 3 attacchi, adesso vogliono 4-5 per far cadere la palla a terra, e ci ha pensato Monica Lestini. Beatrice Meniconi in palleggio, Chiara Boninsegna ancora in posto 2, pallonetto vincente questa volta di Sofia Tosi, si torna subito in parità e al servizio Sofia Ferrarini. Emozioni oggi al Valle Anzuca, senza voce il pubblico ormai, anche a me, spero che mi assisterà fino alla fine. Beatrice Meniconi, malinteso di Francesca Saveriano con Asia Zingoni. Passa in vantaggio volta Mantovana. Ancora Sofia Ferrarini, Francesca Saveriano si affida Marica Longobardi. Asia Zingoni, Asia Zingoni
Buono il suo servizio, free ball, Francesco Saveriano, Asia Zingoni in bacher per il mancino, Mario Lombardi, la palla è out, di poco ma è out, ha ragione il primo arbitro Alberto Mancuso di Salerno, è corretta la sua segnalazione, l'abbiamo vista anche noi. Capitan Tosi al servizio, in vantaggio 3-2 volta Mantovana, Monica Lestini, Francesca Saveriano al centro per Martina Sticocchi, 3-3, c'è da pulire il terreno di gioco, si forma tanta potenza, c'è tanto caldo, umidità. Siamo al 27 giugno, queste ragazze sono in palestra da quasi un anno di sacrifici, sarà un peccato davvero che una delle due debba abbandonare il sogno della promozione, chiunque essa sia. Marika Longobardi intanto al servizio, sale in cielo, Chiara Boninsegna, la prendiamo, pallonetto di Mila Montani, prendiamo anche questo. Vediamo ancora. Una fast vincente questa volta di Mila Montani. Non riusciamo a tornare in vantaggio. Siamo sotto di un punto. Chiara Boninsegna. La palla è fuori, fuori! Regalone in questo punto 7, ci prendiamo tutto, Costa Monica. Monica Lessini, battuta corta, ancora una fast, questa volta dentro, ancora una volta dentro la fast di Mila Montani. Beatrice Giroldi si sta affidando tanto alla propria centrale in questo quinto set. Adesso va in seconda linea e va in battuta Mila Montani. Qualche difficoltà, ma ci pensa lei! Francesca Saveriano! Provizio 5-5, non era stata perfetta la ricezione dell'altino, ma ci ha pensato Francesca Saveriano. Martino Sticocchi, forza Martina, cerchiamo di passare in vantaggio, ne abbiamo bisogno. Buono il servizio, eccolo, sì, abbiamo calato per questo per Martina Sticocchi. Volta Mantovana che deve rincorrere. Martina Sticocchi, ancora buono il servizio. Cristina Coppi, seconda linea, la prende Marika Longobardi. In palleggio Monica Lestini, a Giroldi si affida ancora una fast e questa volta è Ferrarini a chiudere a terra. Tanti punti in fast in questo quinto set, 6-6, a 8 si cambierà campo, siete tanti collegati, li vedo i numeri, non riesco più a leggere i vostri fantastici messaggi. Monica Lestini, Francesca Saveriano, Beatrice Meniconi trova il muro, Dinucci in bacher, benissimo in difesa Alessia Mastrilli, seconda linea Marika Longobardi, Dinucci ha salvato tutto, la proviamo a salvare anche questo, non ci riusciamo, purtroppo torna in vantaggio, volta Mantovana, 7-6, ma che partita, che emozioni, veramente due grandissime squadre,
meriterebbero entrambe le promozioni. Per entrambe ci vorrebbe una promozione in A2. Chiamate la FIFA Roma, interrompete questa gara e mandate entrambe in Serie A. Questo non si può. Beatrice, Giroldi, Francesca Saveriano, Murata, questa volta Asia Zingoni. E il cambio campo, 8-6, in vantaggio Volta Mantovana. Peccato. Eravamo tornati in vantaggio 6-5, c'è stato un break di 3 punti. Ma ci siamo. Voglio ricordare a tutti i tifosi che anche noi di Altino eravamo in vantaggio al cambio campo in quel quinto set a Volta Mantovana e poi l'abbiamo perso. Vediamo se anche questa volta succederà la stessa cosa. Ci auguriamo tutti noi tifosi di Altino, chiaramente un po' meno i tifosi di Volta Mantovana. Beatrice Giroldi, Monica Lestini, Francesca Saveriano, seconda linea per Marica Longobardi, ma tocca il muro, la prova e la forza! Beatrice Raniconi da posto 4! Francesca Saveriano! Coppi, è lei che va a schiacciare, ma ci pensa Monica Lestini a fare buona guardia in palleggio, ancora Beatrice Raniconi, doppio punto per lei. E Francesca Saveriano al servizio. Siamo tornati in parità 8-8. È lungo il servizio di Francesca Saveriano, peccato! Non hanno bisogno dei nostri regali, sono già forti. Dai, dobbiamo riprendere anche questo turno pericoloso di Cristina Coppi. Abbiamo un attacco a 3. Distende Beatrice Meniconi e la tira forte! Parità! Longobardi! Colpisce in pieno volto il libero Veronica Di Nucci. Si torna 9-9. Beatrice Meniconi. Beatrice, abbiamo bisogno dei tuoi servizi, dei tuoi punti in battuta. No! Un altro servizio a rete. Uno lungo, uno a rete. Sono due i regali. Vediamo se qualche regalo ce lo concede. Anche Volta Mantovana, Sofia Ferrarini. No, la dice Meniconi, buona sua ricezione. E ancora forte Marica Longobardi! È salita in cattedra in questo quinto set! La Marica che conosciamo! È quella che noi chiamiamo con affetto Marica Bazzuta Longobardi! Asia Zingoni, Asia! Pensaci tu! Dopo due servizi errati ci vorrebbe, non dico
manca un ace a un servizio che mette in difficoltà. Volta Mantovana, va bene. Chiara Boninsegna, la palla viene giudicata dentro. Conferma Luca D'Amico, sportivamente il mister di Altino. 11-10. La palla diventa sempre più calda sul fine di gara. La Tosi in palleggio, Monica Lestini, e la alza Francesca Saverano. Monica Lestini si fa trovare pronta. Brava Monica. Parità, dobbiamo rompere gli equilibri, vediamo se ci dà una mano Marica Longobardi. Servizio corto, la prende Cristina Coppi. Francesca Saveriano per Monica Lestini in palleggio, free ball per Volta Mantovana. Ancora una fast ripresa, forza Monica, sulle mani, la tira forte! Marica, capisce l'euforia mister Matteo Solforati, e allora chiede il primo time out, 30 secondi a disposizione. Riordina un po' le idee, ma anche mister Luca D'Amico, la sua calma, la sua saggezza, sicuramente dispenserà consigli utili, utilissimi, per cercare di portare a termine questo set. Ricordiamo, abbiamo un solo risultato utile, ovvero la vittoria di questo quinto set. Marica Longobardi è pronta. Fischia Alberto Mancuso. Marica su Dinucci, Giroldi, Boninsegna, un lungo linea, ma Marica c'è, Marica c'è, e anche Monica, ma che ha fatto Dinucci, miracolo in difesa. Ancora su Monica che la spinge, un pallonetto! Mostra prima i muscoli e poi la testa Monica Lestini, e tutto il pubblico in piedi a urlare al tiro Altino. 13-11. Longobardi, vediamo se tenterà un servizio corto o la forza, come ci ha abituato in campionato. Prova ancora una corta su Dinucci, Giroldi, ancora una fast, uno, ancora di Monica Lestini, è salita in cattedra Monica con tutte e due i piedi sulla cattedra per esaltare questo pubblico. Ultimo time out di 30 secondi per mister Solforati. Infinita questa partita. ...14-11... abbiamo 3 match ball a disposizione, lo ricordiamo, vincendo 3-2 pareggiamo la gara d'andata, si ripartirà con un set
secco a 15, il famoso Golden 7, sarebbe la prima volta che Altino giocherà questo Golden 7, ma non lo vogliamo dire, aspettiamo questo finale. Marica, Longobardi, ancora su Dinucci, ancora difficoltà, Giroldi per Boninsegna, e ancora il punto di Mattia Sbibocchi, la pilota da Francesca Cameriano, la chiudiamo, 15-11, incredibile il Vallanzuca, pareggiamo 3-2, si giocherà il Golden 7, a 15 ci giocheremo la promozione, incredibile, rivediamo in piedi il presidente Agnello Papa che scuote la testa, ma questa volta sorride, le sue ragazze gli hanno ridato fiducia. Grande in questo set, rapporto negli ultimi punti di Miss Restini. Aspettiamo lo score di questo quinto set che ci consegnerà l'amico Fatio Servisci. Si effettua un nuovo sorteggio, un attimo di pausa, facciamo riposare. Facciamo riposare le nostre corde vocali. Ecco i dati, sono in arrivo. Vediamo. Il successo in questo quinto set, Monica Lestini 5 punti, Martina Spicocchi e Marica Longobardi 3, Beatrice Meniconi 2 e ricordiamo il punto di Francesca Saveriano, nostra palleggiatrice, nelle file del Volta Mantovana abbiamo 2 punti Mila Montani e 2 punti Cristina Coppi. Ancora qualche istante e si riparte. Ricordiamo Golden 7 a 15 che deciderà il set, che deciderà le sorti di questo, questa gara, questo campionato. Vediamo di leggere qualche messaggio. Volere e potere, bellissimo questo messaggio, Immacolata De Martino. Sandra Mastrilli, bravissime. Rosina Piergiovanni, Lino D'Alonso, Fabrizio Sestini, Daniela Andrea Cola, ciao Daniela, salutiamo anche Daniela, siete tanti, veramente tanti a seguirci e a scriverci, ma io non riesco a leggere sinceramente tutti i messaggi perché sono veramente tantissimi e tra un po' ci concentreremo
su questa parte finale della gara, ovvero il Golden 7, tutto nuovo anche per noi, è la prima volta che ci capita di osservare, guardate come sono raccolte le ragazze dell'Altino, tutte insieme a fare gruppo, un gruppo fantastico. Veramente complimenti a mister Luca D'Amico e a Marcella Corso per come hanno creato questo gruppo e condotto fino alla finale. Qualunque sia il risultato, i complimenti vanno a loro e a tutto lo staff. Si parte a sinistra, la tenaglia al Tino Volley. A destra, volta mantovana, e al servizio Beatrice Meniconi. Ci è sembrata in formissima insieme a Monica Lestini. Buono il servizio, qualche difficoltà per Dinucci, e la chiude Cristina Coppi. È stato un salvataggio in difesa di mister Luca D'Amico, un'ottima difesa in bunker, ma non è valido, neanche a dirlo. Volta mantovana, manda al servizio la giocatrice più pericolosa, ovvero Beatrice Giroldi, ma gioie ci ha regalato negli ultimi turni. Anche questa volta! Anche questa volta! Ci prendiamo questo regalo da Beatrice Giroldi! E al servizio Asia Zingoni. Buono il suo servizio, sempre sulla Dinucci. Prova in due, ma difendiamo. E la Spicocchi attacca Marica Longobardi, ancora un attacco in due di Cristina Coppi, ma prendiamo anche questa e Marica Longobardi trova un muro out dal vantaggio 2-1 al servizio, ancora Asia Zingoni. Su Dinucci e si affida questa volta a Sofia Tosi, prendiamo anche questa, Monica Lestini, una parallela vincente, nulla può in difesa, Beatrice Giroldi, e si va più due. Ancora Asia Zingoni al servizio, dà una mano a rete, free ball, Francesca Daveriano dietro per Marica Longobardi, Marica battuta Longobardi, si va sul 4-1, e c'è sempre lei, la nostra centrale, Asia Zingoni. Mister Matteo Solforati dice che Asia stava servendo troppo bene, c'era troppa euforia sugli spalti e quindi ha chiesto il primo time out di questo Golden Set. 30 secondi stanno terminando, si ricomincia con lei, Asia. Questa interruzione non l'abbia distratta, non ci sembra, anzi qualche difficoltà di eccezione, ma splendida
la coordinazione in attacco di Sofia Ferrarini, al centro su un'alzata perfetta di Beatrice Giroldi. Cristina Coppi, la palla scotta, siamo al golden set, eccola qui, ricezione sbagliata da parte di Beatrice Meniconi, dimentichiamo subito questa azione e pensiamo alla prossima. Siamo ancora avanti di un punto, 3-4, prendiamo questo servizio e torniamo più due ragazze, è fondamentale mantenere questa distanza. Francesca Saveriano, Monica Lestini, la forza con le mani del muro, rivolta la Samara e il muro spedisce la palla out. Aveva fatto un gesto strano Monica Lestini, come se il ginocchio avesse ceduto. Siamo rimasti senza respiro, ma Monica ci ha tranquillizzato. Eccola Marika Longobardi, tanti punti per lei nel quinto set. Chiara Boninsegna, tutto facile per Monica Lestini, difende, attacca, ma fa buona guardia di Nucci. Seconda linea, fuori! Attacco di seconda linea di Cristina Coppi, hanno visto bene gli arbitri, non hanno visto nessun tocco da parte del muro. E ancora lei, Marika Longobardi, Dinucci, Giroldi, in posto 2, Sofia Tosi. Per dire che volta mantovana c'è, non molla! Anche il pubblico di volta mantovana, pochi, ma si fa sentire il pubblico ospite, cerca di caricare al massimo la propria squadra. Al servizio Sofia Ferrarini. Dice Meniconi, no! Ancora una ricezione sbagliata e si riporta pericolosamente a meno uno volta mantovana, era sotto di 3 punti. Dobbiamo riprenderla subito. Ancora Sofia Ferrarini. Questa volta buona la ricezione di Meniconi, attacca ma non chiude Monica Lestini, non chiude, tocca il muro e spiazza la difesa dell'Altino, nulla può Alessia Mastrilli. 3 punti recuperati da volta mantovana. 6-6. Vediamo se cercherà ancora Beatrice Meniconi, ma si farà trovare pronta. Eccola, Francesca Saveriano, Monica Lestini! Che bomba ragazzi! Che bomba! Al sesto set, dopo 2 ore e 40, la forza di Monica Lestini. Tutta la sua esperienza, nonostante la sua giovane età, ma ha calcato palcoscenici importanti. Free ball, Francesca Veliano, non la chiudiamo con una fast di Spicoppi, ci prova in due, non la chiude neanche Boninsegna. Seconda linea, Monica Lestini, viene murata questa volta da Chiara Boninsegna e Mila Montani. Abbiamo provato un attacco seconda linea di Monica Lestini, peccato, ha una possibilità di cambiare sull'8-6 e invece si cambierà campo, in vantaggio lo farà con un solo punto perché siamo
siamo 7-7, grandi emozioni qui al Valle Anzuca. Alessia Mastrilli, Francesca Saveriano, seconda linea per Marica Longobardi, la prende Beatrice Meniconi, ancora Marica Longobardi, cosa si è inventata Marica? Un attacco in mezzo al campo, nella terra di nessuno, ha trovato un buco e lì si è girato la palla. Cambiamo campo, 8-7, tra gli applausi dei sostenitori dell'Altino. 8-7 al cambio campo. Ripetiamo, golden set ultimo, si chiuderà a 15. Forza ragazze! Le ragazze rientrano, sono pronte. Anche gli arbitri sorseggiano acqua. Purtroppo solo una squadra potrà festeggiare la promozione in A2, pensate, per pochi punti l'altra dovrà disputare l'anno prossimo il campionato di B1. Martina Spicocchi, cerchiamo di fare qualche punto ora e scappare, il momento giusto, fast per Mila, non passa la palla, non passa la palla, il pallonetto di Mila Longani, e andiamo a più due, andiamo a più due. Martina Spicocchi al servizio, forza Martina, allunghiamo, allunghiamo bene Martina. Giroldi si affida al pallonetto di Chiara Bonizzegna, che viene presa disperatamente, è disperata Chiara Bonizzegna, non la chiude, non la chiude neanche questa volta. Francesca Saveriano, Beatrice Meniconi, prova una parallela, vediamo questa volta Chiara Bonizzegna. La prende ancora la difesa dell'Altino, seconda linea Marica Longobardi, la prende la difesa del Volta, ancora Marica Longobardi, eccezionale, free ball ancora per Volta Mantovana, seconda linea, out, out, contrattacco di Cristina Cocchi, regalone. Entrate ragazze, eccolo il mister Matteo Folforati che chiede un time out, sente troppa euforia della squadra avversaria. Più di qua, ancora un altro po', va bene. E quindi corre ai ripari, chiede l'ultimo time out, si fa sentire sempre più il pubblico di casa. Sono pronte le ragazze per l'ultimo time out. Martina, abbiamo bisogno di uno scatto decisivo, non bastano tre punti per domare le fortissime ragazze di Volta Mantovana. Salza forte il grido Martino, bene Martina, Giroldi questa volta si affida a una fase di Mila
Montani aveva visto in difficoltà Chiara Boninsegna, che è stata murata per tre volte e giustamente ha cambiato. Eccola Chiara Boninsegna, vediamo come andranno le sue battute. È buona Beatrice Meniconi, e Francesca Saveriano la chiude ancora lei. Il momento opportuno, si vede anche l'esperienza di questa fantastica ragazza. 11-8, buono il suo servizio, si affida ancora a Mila Montani. Beatrice Giroldi, e fa bene per la sua squadra, un'altra fast, ora se ne va in seconda linea Mila Montani, la mano più calda di questo golden set, ed è lei che va al servizio. Beatrice Meniconi, Francesca Saveriano, Marica Longobardi, un lungo linea vincente, e siamo 12-9. Beatrice Meniconi, Beatrice, abbiamo bisogno del suo fantastico servizio, un ultimo sforzo ragazze. Buono Beatrice, staccata eccezione del Mantova, palla dentro, attacco dentro. Tutte le ragazze del Latino hanno chiamato palla dentro, tutte, comprese il suo mister. Sportivissimi. Grande fair play oggi qui al Vallanzuca, partita corretta, devo dire, ottimamente arbitrata dalla Coppa Campana. Beatrice Giroldi, la giustiziera del tie break della gara di andata, ci regala il 13° punto e siamo 13-10. Asia Zingoni. Anche lei a rete il servizio, la palla scotta. Non fa niente Asia, guardate come sorride Alessia Mastrilli, incoraggia tutte le compagne a partire da Asia Zingoni e tutte le altre. Vediamo al servizio Cristina Coppi. Beatrice Meniconi, ottima sua ricezione al centro, partita sti Coppi! Siamo 14-11, abbiamo 3 match ball per sognare e portare l'Abruzzo in Serie A con l'Altino nelle mani di Marica Longobardi. Il primo match point riceve Cristina Coppi, si affida a Coppi, è Serie A, Serie A, Serie A, Serie A, fantastico, fantastico ragazzi, che emozioni, che gioia, abbiamo vinto il golden set, abbiamo vinto il golden set, l'abbiamo fatta, abbiamo portato l'Abruzzo in Serie A, grazie all'Altino Volley, grazie al presidente Agnello Papa. Serie A, Serie A, eccolo il presidente che viene all'Abruzzo, e sembra una buona voce, ma ne vale la pena, ne vale la pena. SPA, dopo 20 anni, una squadra abruzzese torna in Serie A. Fantastico pomeriggio, fantastico pomeriggio qui al Vallanzuca, e Serie A,
e tutto il pubblico applaude al mister Luca D'Amico e a tutte le sue fantastiche ragazze. Sì, è Serie A, viene a raccogliere l'applauso Luca D'Amico. Un applauso sicuramente anche alle ragazze di Volta Mantovana. Peccato per loro, meritavano sicuramente la Serie A anche loro, ma una sola poteva andare in Serie A. Ed ecco la bomba, tutti giù per terra. E il presidente abbraccia tutte le ragazze. Incredibile, incredibile. Stiamo assistendo a delle scene eccezionali. Ringraziamo TV6 per questa diretta. Chiudiamo la diretta con TV6, ma continueremo su YouTube. Vogliamo vederle tutte, gustarsele tutte queste immagini, queste scene. Fantastico! Ecco le ragazze sotto la curva! C'è chi piange, c'è chi ride! E comunque la promozione! Una promozione in Serie A! Meritatissimo! Presidente! Ecco qua che si canta, si canta. Aiello Papa! Che emozioni, che gioia! Eccolo il sindaco Vincenzo Muratelli! Si balla col mister! Subito il sindaco Vincenzo Muratelli che scambia due parole con Sergio Zappalorto. Festa qui al Vallanzuca, il minimo che si possa fare. Un applauso a tutte queste ragazze, lo ricordiamo, condotte splendidamente dal mister Luca D'Amico, coadiuvato da Marcella Corzo. Acqua pure per Luca, sì, acqua per tutti. C'è tanto a festeggiare, un anno veramente difficile, un anno di sacrificio. Eccolo, Gabriele Carafa con lo champagne! Champagne! La diretta, la lunga diretta, siamo stati 3 ore in diretta. Ringraziamo TV6 e tutto lo staff che ci ha permesso questa diretta. Rimarrà la storia il 27
di giugno come la data della promozione in A2. Ivano Donatelli vi saluta e vi ringrazia di averci seguito così numerosi fino alla fine e vi dà appuntamento per il prossimo campionato di A2. Grazie a tutti.